Bentornati da PowerGames.it SNC, negozio di videogiochi a Verona in via Gracco Spaziani 33. Oh, abbiamo fatto un altro Game Gear oggi e volevamo condividere con voi la gioia di averlo sistemato. Un bel recap, pulizia totale, recap dell'audio, scheda di alimentazione, tutto andato teoricamente a buon fine. Vediamolo. No, ragazzi, no, lo schermo. Righe orizzontali. Ai ai ai. No, qui non ci provo neanche a rifare le saldature laterali, è un assurdo. MacWheel LCD l'abbiamo già visto nell'altro video, ma è complicatissimo da montare, costa di tanto. Per carità, un bello schermo deve costare. Sapete cosa facciamo? Chiamiamo Luke a Retro 6 e vediamo se ci trova una soluzione, perché questa non, quelle del passato non mi soddisfano e questo Game Gear dobbiamo riportarlo alla vita. È anche un po' rovinatino qua. Vediamo cosa ci mandano. Ragazzi, è arrivato Babbo Natale. Luke ci ha risposto subito e guardate che meraviglia ci ha mandato. Trasformeremo il nostro Game Gear in un Game Gear nuovo. Guardate che meraviglia. Scocca rossa. Ops, volato via. Attenzione. Premontato Clean Juice, questo prodotto recente, due batterie al litio molto potenti che daranno molte ore di gioco e una nuova scheda di alimentazione compatibile con queste batterie. Vedete che è premontata con l'attacco nero, ma ci è stato fornito anche il file 3D, quindi li abbiamo già stampati in altri colori, compreso questo rosso, perché poi vi faremo vedere ci sono altre scocche colorate. Questo non solo si collega in USB-C e carica le batterie, ma si può utilizzare senza batterie in USB-C, si può passare dalle batterie al caricatore quando si stanno caricando in qualsiasi momento, cosa non banale su Game Gear, perché vi ricordo che l'alimentatore originale o usate le batterie o usate un alimentatore esterno. Quando si stanno scaricando non potete passare da uno all'altro. Tecnologia un po' vecchiotta, questa invece è tutta nuova. Potete usare una sola batteria, due batterie. Perché due? Perché avendo due comparti si sfrutta al massimo lo spazio per avere più alimentazione, ma potete usarne anche una sola. Potete non usarne nessuna, collegandovi solo all'alimentatore. Ma guardate la raffinatezza del progetto, non solo abbiamo gli stessi voltaggi, ma abbiamo un interruttore, lo giro per farvelo vedere bene, 34 volt, che disabilita l'uscita a 34 volt qui in fondo, che in origine serve a alimentare il mini neon che retroillumina lo schermo LCD originale. In questo caso andando a toglierlo, perché attenzione, ci è arrivato anche un clean screen, che è lo schermo alternativo di Retro 6, molto bello, molto interessante, adesso lo vedremo in funzione. Questo cambiandolo non avremo più bisogno di questa alimentazione, quindi nel nostro caso disabiliteremo i 34 volt. E cosa ci è arrivato poi? Anche un fantastico clean amp, quindi è un amplificatore audio alternativo all'originale. Forse non lo useremo in questo montaggio, ma è molto semplice, basta metterlo al posto dell'originale, è una bella alternativa quando sono totalmente distrutti o se volete avere una qualità audio leggermente migliore. E cosa dire, è una festa qui ragazzi, quindi adesso si tratta di mettersi al lavoro per creare questo Game Gear nuovo che faremo appunto rosso-nero utilizzando i tasti originali, ma volendo si possono comprare anche tasti colorati nuovi, qui però useremo gli originali, quindi scocca rossa e abbiamo preso un vetrino nero, ma ci sono anche vetrini colorati, c'è di tutto ragazzi. Allora, cominciamo a montare le schede, ho deciso di usare la scheda audio originale, qui c'è ampio posto, comunque bloccato un attimo i cavi, poi vediamo se sistemarli meglio. Vedete che la scheda è già in azione con un caricatore USB-C di buona qualità. Sto ricaricando, avevano già un po' di carica comunque. Infatti, se lo accendete, vedete si accende anche la spietta verde che indica che è in funzione perché avevano già un po' di carica. E supporta anche la carica dai telefoni moderni dove si può condividere la carica del telefono. Quindi se avete il vostro telefono in viaggio e volete ridare un po' di carica al Game Gear potete farlo. Ho disabilitato i 34 volt andando su off perché già metteremo lo schermo nuovo. Queste scocche poi sono già predisposte per gli schermi nuovi, quindi dovrebbe essere più semplice. Non so se va tagliato questo. Sembra comunque che vada contro, adesso verifico. In ogni caso, essendo plastiche nuove, sono molto facili da modificare.
questo supporto che divide la cartuccia è già pensato più corto senza il braccetto originale e queste parti non ci sono, quindi qui non c'è da tagliare. Insomma, una bella semplificazione, oltre ad essere molto bella. E questi LED si intravedono anche a scocca chiusa perché è leggermente traslucida, quindi alla fine avrete comunque la possibilità, si noterà se state caricando o no, adesso dal video non so se lo notate bene, ma dal vero si vedono bene queste lucette, quindi si vede quando è in ricarica, ecco. Mentre il LED originale del Game Gear rimarrà quello che vi indicherà se la console è accesa. Allora, sto spostando le varie cose che vanno riciclate, quindi il gommino, e ho spostato l'altoparlante originale. Vi faccio vedere una cosa curiosa, divertente. Guardate cosa c'era dentro qui. Un bug, cioè un piccolo insettino. Probabilmente era questo anche che dava un po' di rumore eccessivo. Qui rimetteremo il suo blocco. In origine è fissato con della plastica fusa e qui metteremo delle vitine. Immagino che le vitine che danno siano compatibili. Adesso verifico, o altrimenti metteremo un goccetto di colla, vediamo come fare. Quindi alcune parti vanno recuperate. Tutti i pulsanti recuperiamo gli originali, adesso li laviamo bene. Qui abbiamo i supporti per tenere fisso bene lo schermo centrato giusto. Questi sono sempre forniti in Retro 6. Quindi abbiamo tutto per cominciare a lavorare. Allora, procediamo alla rimozione dello schermo. Guardatemi là come sono carino. Guardate cosa c'è qua, eh? Sorpresina. Eccolo dove venivano gli insetti. Vabbè, spuliamo tutto e li saldiamo come nell'altro video, quindi passiamo un po' veloci. Allora, abbiamo proceduto con lo smontaggio delle parti, quindi abbiamo il tubo a LED tolto, i fusibili che erano qui laterali, dissaldati, l'induttore L2 e due resistenze, qui a seconda del modello di Game Gear hanno nomi diversi, qui si chiamano R29 e R30. Quindi una parte di preparazione semplice, relativamente semplice. Qui abbiamo tolto e ripulito tutte le piste controllate bene. Quindi possiamo iniziare a montare il nostro schermo. Allora, montiamo lo schermo. Ci sono appunto i suoi supporti. Si mettono sulla parte anteriore usando le viti originali e sulla parte posteriore della scheda e con le quattro viti originali, no? Dove c'era prima il tubo a neon. Si fissa, è un sistema furbo perché rimane bello fisso e chiuso in maniera sicura e poi si collegherà il cavo flat all'attacco della scheda elettronica. Segnalo che poi qui era anche indicato di tagliare i 34 volt, quelli che poi portavano la tensione alta al neon. In realtà abbiamo già visto che usando il clean juice non arriveranno proprio, ma per sicurezza lo tagliamo lo stesso nei Game Gear con alimentazione normale, è obbligatorio fare questa cosa. Bene, procediamo adesso con tutte le connessioni. Qui ci sono due tipologie, quelle a due chip e quella a uno. Questo, come vedete, ha due chip, quindi seguiremo questo tipo di modifica. Abbiamo posizionato quindi queste mini PCB che servono a fare tutte le connessioni, facendole passare anche sotto il condensatore che abbiamo cambiato. Adesso bisogna fare tutte le saldature. Questa è la parte, diciamo, più delicata. Poi queste due andranno dietro dove c'è il connettore da cui abbiamo dissaldato lo schermo originale. Allora, questa è la parte anteriore dove ci si collega al sync orizzontale e verticale. Vedete che qui la nostra maschera ha aggiunto dei pezzettini di filo, un pezzettino di filo come questo, per rendere più robusta la saldatura, come da consiglio. Tutte le altre in realtà sono fatte direttamente sulla maschera, quella qua. Sono venute molto bene, diciamo che richiede una mano molto ferma e tanta attenzione, soprattutto da questo lato che è molto più ampia perché sia dritta, va tenuta ferma con delle parti di scotch. Questo glielo lascio fisso, ma qui ne avevo messi dei temporanei. L'unico punto dove ho dovuto fare un piccolo ponte è qua perché mi veniva leggermente troppo distante,
fatto sempre quella stessa tecnica di prima con un filetto, questo tolto usando solo l'anima del filo, diciamo, senza la protezione, e tutte le altre invece sono venute col flusso dello stagno senza problemi. Mi pare tutto a posto, adesso rifaccio un check e facciamo il primo test. Allora, facciamo un primo test mezzo aperto insieme da batteria. Oh, che meraviglia! Direi che come inizio non c'è male. Qui abbiamo questo girato, ma insomma si sente, funziona, ma questo lo sapevamo già. Poi ci sono tutte le varie modalità che richiedono i tasti, ma a questo punto lo chiudiamo bene in modo da poter usare i tasti per farvi vedere le varie modalità. Comunque la luminosità è ottima. Qui si può anche regolare. Nel Will mi pare che non avesse questa cosa a regolazione, perché veniva esclusa la rotellina. Bello. Ecco qui il Game Gear riassemblato con le viti ancora da chiudere. Ho messo con la combinazione Left Start E2 pseudo linea di scansione, diciamo, che gli dà un aspetto un po' più morbido, anche se si perde qualche pixel, ma ci sono tante altre modalità. E tipo originale, adesso ve le faccio vedere, cioè con i pixel esattamente quanti sono nell'originale, chiaramente piccolo ma iperdefinito, zoomato, allargato, sono 6 modalità, quindi ci si può sbizzarrire. Allora, sto provando, in realtà sono più di 6 modalità, non so perché ne dicono 6, perché mi pare che ogni dimensione zoom abbia anche la modalità con scanline. Io metto sempre scanline perché mi piacciono, perché danno un'impressione meno pixellosa, ecco. Però voi potete far senza, eh. Questo è lo schermo a pixel originale, quindi qui non perdete nulla. Qui con Skyline, a dire la verità. Adesso vi faccio vedere un altro paio di esempi. Allora, io in realtà ho contato 8 modalità, 4 con Skyline e 4 no. Più o meno allargate, cioè quella uguale, questa leggermente allargata. Questo per perdere meno pixel possibile. Con tutte queste modalità è difficile non trovare quella che vi piace. Per completare la chiusura risolleviamo un attimo le batterie e poi non avrete necessità di muovere, per rimuoverle vanno aperto chiaramente quando un giorno si cambieranno, perché dobbiamo mettere le viti qui e qui di tenuta. Dopodiché una volta chiuso con i suoi classici, scusate, coperchietti porta batterie, questi non dovrete più muoverli. Il bitone centrale qui non c'è perché effettivamente abbiamo dovuto rimuovere per mettere lo schermo nuovo il pezzo che lo teneva chiuso, quindi quando si montano questi schermi anche sulle scocche nuove, questa è l'unica parte che va tagliata. Sulle scocche originali vanno tagliate altre parti se si vuole mettere il clean juice, cioè queste batterie per far entrare bene. In questo caso basta togliere questo, perché c'è comunque sulla scocca nuova, perché se uno vuole montare, come già abbiamo fatto, abbiamo provato prima di fare questo, un Game Gear originale con schermo originale, viene lasciato per avere una chiusura più fissa. Ecco un esempio con Alien Syndrome, zoom, scanline, io non riesco a non mettere scanline. Eccolo qua, il nostro Game Gear, vedete? Carino. Poi ci sono tante altre combinazioni usando tasti diversi, magari di colori diversi, questi ricordo che sono originali. Questo c'è grigio, c'è nero, c'è rosso, anche volendolo fare in tinta. Adesso vi faccio vedere un po' di colori di scocche e poi questo lo mettiamo in vendita. E poi le cose già fatte le troverete sul sito, non scriviamo prezzi qui, ma sul sito trovate sia la sezione retro mod con tutti i prezzi delle modifiche aggiornati, perché possono cambiare nel tempo, sia quelli delle console già fatte, quindi tenete d'occhio sempre lì. Bene, Power Games vi saluta e vi ringrazia per averci guardato anche questa volta. Vi ricordiamo che siamo a Verona, in via Gracco Spaziani 33, www.powergames.it. Guardate quanti bei colori alternativi che ci sono, dal nero, il nero traslucido, l'azzurro acqua, l'azzurro Sonic, giallo, grigio, rosso, ma anche altre in realtà. Tante possibilità per fare un bellissimo Game Gear. Alla prossima!